faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli. Quali sono i requisiti per fare questo glitch ragazzi? Allora, in primis dobbiamo avere un bunker e una base operativa. Nel bunker dovremo avere il nostro centro operativo mobile che al suo interno dovrà contenere una LG retro custom o una qualunque auto custom che voi vogliate duplicare. Mi raccomando, solo auto di Bennis, non duplicate Deluxe, non duplicate Oppressor e non duplicate altre merde di auto che non serve a un cazzo. Prendete la vostra auto e la mettete qui, dove l'ho messa io ragazzi. Per fare questo glitch non c'è necessità di targa personalizzata perché tutti i nostri cloni andranno a prendere una targa diversa nel momento in cui verranno duplicati, quindi non avete nessun problema di targhe personalizzate. Io qui vado a chiamare il mio diventare CEO e chiamo il mio elicottero per andare in base operativa, anche se è qui di fronte. Intanto ragazzi, colgo l'occasione per ricordarvi il glitch per mettere la BMX in base operativa che ho pubblicato ieri sera. Il glitch è D-Dark Glitch, un'esclusiva D-Dark Glitch, e quindi lo trovate sul mio canale. Io non ho avuto tempo per caricare quel video, quindi ho messo direttamente il suo video ragazzi. Quindi mi raccomando, passate anche sul suo canale, iscrivetevi sul suo canale e andiamo avanti con il glitch insomma ragazzi. Quindi massa, se sente che è una settimana che non faccio più un video, raga, insomma non manco più a commentare. Allora, una volta entrati dentro la vostra base operativa, nella base operativa dovete avere la famigerata BMX. Quando avrete questa BMX in base operativa dovrete anche duplicarvela questa BMX, perché se ce n'avete una sola fate solo un clone dell'auto, mentre se avete duplicato più BMX all'interno della base operativa potrete fare più cloni. È semplicissimo ragazzi. Allora, sul canale ci sono due metodi per mettere la BMX nella base operativa: uno che ho postato ieri, che come ho già detto quello di Dark Glitch, e un altro alternativo che sarebbe quello di far guidare l'amico dentro la vostra base operativa, e con quel metodo potete mettere la BMX nella base operativa. Comunque passiamo al glitch. Una volta ragazzi che avete questa BMX dentro la base operativa, l'unica cosa che dovete fare è pigiare X, non R2, perché altrimenti vi sbatterà fuori dalla base operativa e dovrete ripetere il tutto, e dirigervi nel vostro dormitorio, nel vostro alloggio. Una volta che sarete nell'alloggio andiamo al passo successivo ragazzi. Quindi entrate nell'alloggio, vi avvicinate verso il vostro letto e fate comparire la freccetta in alto a destra. Quando comparirà la freccetta premerete R2 per accelerare e freccia per uscire dalla base operativa. Quindi vi troverete fuori dalla base operativa. Automaticamente l'unica cosa che dovrete fare è ritornare nel vostro bunker e lì andremo a fare il passo successivo. Allora, colgo l'occasione ragazzi, intanto che vado al bunker, per ricordarvi i due contest che trovate in descrizione di questo video ragazzi. Quindi aprite la descrizione e troverete due contest: uno per una PlayStation 3 moddata, Shark Card, account moddato, un altro direttamente per un account, insomma ci trovate tante belle cosine. Sempre in descrizione trovate il link per il gruppo Telegram, il canale Telegram, tutti i miei contatti, i miei sponsor e tutto il resto. Quindi aprite sta cazzo di descrizione ogni tanto, ve va? Invece di star lì e rompi i coglioni e scrive partecipo sotto a sto video. Non è questo il video del contest, raga, non è questo. Dovete aprire la descrizione e non mi fate incazzarmi, eh? Allora niente, una volta che sarete tornati nella base operativa ragazzi, la vostra auto, non appena salirete sull'auto, cambierà automaticamente targa. Come vedete questa è una targa numerica e ha cambiato targa, è diventata le tigri perché io avevo usato
un'auto con targa Le Tigri per mettere la BMX nella base operativa. A questo punto entrate nel vostro centro operativo mobile e riuscite, per ripetere il glitch, tornate nuovamente nella base operativa e andrete a ripetere gli stessi passaggi. Quindi mettiamo che io volessi ripetere il glitch ora, uscirei da centro operativo mobile, lascerei l'auto dove l'ho lasciata prima, cioè qui, e tornerei nella base operativa e farei gli stessi passaggi con la bicicletta. C'è un metodo per non perdere le modifiche, lo ha pubblicato Dark Glitch in live oggi, quindi andate anche a vedere la sua live in maniera tale che non perderete tutte le modifiche. Detto questo, un saluto a tutti ragazzuoli, al prossimo video. I'm